Io voglio solo dire una cosa, mentre loro parlano, io proietto queste immagini così mi avvantaggio, per così dire, così dopo non perdiamo troppo tempo. Mi sono organizzato un po' tematicamente, ma insomma lo capite da soli. No? Ma tu le hai anche contate, sai quante sono? Mi pare che siano molto antiche. Quelle che fai vedere? No, voglio dire nel libro. Sono 856. E lui possiede 3.000. Sì, infatti, no, tu mi hai detto che hai fatto una battaglia all'arma bianca per mettere tutte 3.000, poi è stato respinto con Ferri, insomma, sì, attestato su 256. No, cioè avete provato a sollevare il tomazzo. Sì. È una cosa incredibile, incredibile. Io sono oggettivamente in grave difficoltà, credo che in una delle recensioni che ti ho fatto con grandissimo entusiasmo, avevo usato la parola overdose di cultura, giusto? No, rende l'idea, ragazzi, cioè dopo un po' terrificante, perché io credevo che lui fosse un anglista, esistiva una sorella che fosse, conosci, che è anglista, e di una banalità sconcertante, nel senso che fa solo l'anglista, e qui pensavo che lui fosse il solito anglista che tira meno, sì, un anglista qualunque, no? E invece non ha nulla, da vederlo così, poi non sembra un anglista, cioè, pure è stato il presidente della AIA, che è una roba che fa male, l'associazione italiana di anglistica, poi anche di quella europea, mi pare, e un sacco di altri titoli che è inutile, ma è soltanto una sua piccolissima dimensione linguistica, della quale io sono un venerante cultore, adoro moltissimo anch'io la lingua e la letteratura inglese, pur facendo l'astrofisico, nessuno è perfetto, perché tutti pensano, siccome uno fa l'astrofisico, la letteratura non gli può piacere. Vabbè, qui c'è la prova che la storia delle due culture è una balla, possiamo dirlo, è inventata da Snow quasi 50 anni fa, forse più di 50 anni fa, giusto per farsi un po' di pubblicità, per farsi coraggio, che lui la prova vivente, che qui dentro io che faccio l'astronomo, ma così molto modestamente, come dire, mi piacciono le cose belle, le cose profonde, le cose intelligenti. Quindi mi sono trovato come un pesce nell'acqua. Allora, letteralmente non so da che parte cominciare, però alcuni paletti... Sta passando. In ordine sparso. Sono un po' mescolato. Non riesco a sincronizzare. Organizzate. Lo scudo di Efesto, il fabbro dell'interno. Ah, beh no, quello è letteratura, quindi no. Sì. L'immagine di quello non l'abbiamo purtroppo. Però abbiamo il disco di Nebra, Sì, non c'è, oh cacchio, il disco di Nebra è importante. Allora, sapete cos'è il disco di Nebra? Il disco di Nebra è tedesco. Beh, però è uno splendido oggetto del circa 1600 a.C., leggo quello che ha scritto lui. Che è riportato in una delle numerosissime figure del libro ed è uno scudo, credo, un disco che credo fosse uno scudo, originalmente, anche se un po' piccolino, con dentro un qualcosa che è una rappresentazione del cielo, un po' presentata in un modo strano. Le Pleiadi, si capisce che sono le Pleiadi perché bisogna crederci, no, per tu che sei, non bisogna invocare suspension of disbelief, lui lo sa, quella roba che io, se tendete a vedere il film Gravity, voi andate a pazzesco, secondo me, ma comunque, c'è chi piace, però molti vedo che annuiscono, voi andate a pazzesco, vabbè, però io ho scritto, ci vuole il fattore FFDC, far finta di crederci, che è la versione italiana di suspension of disbelief. Qui è un esempio bellissimo, uno guarda questo scudo,
Dice, quelle lì sono le plebi, invece sono un gruppo di un puntino, no? Invece c'è la Gestalt, proprio uno sa, le vede e capisce che c'è la luna, il sole, chissà. È una delle tantissime magie che ci sono qui dentro. Allora, qui bisogna... Poi, professore, anche lo Ione di Euripide ha lo stesso concetto, pur essendo la descrizione di un pezzo, è quello dello studio di... Sì, no, e lì andiamo alla letteratura pura. No, allora, voglio dire, cominciamo dall'inizio, qui bisogna fornire un'isola deserta a ciascuno su cui naufragare e portarsi dietro come un unico libro, questo qua, uno va avanti per un bel po', con questo. Io l'ho letto, so che sembra impossibile, se vuoi provi a interrogarmi, oggettivamente adesso non sono sicuro di ricordarvelo proprio tutto, però oggettivamente l'ho letto e ci ho trovato dentro tutto è la parola, no, ma anche come astronomo, c'è la storia delle comete e di tutti i suoi vari significati, lo dico perché è appena passata la cometa che si è rotta, no? Questo dramma della cometa, e che si è rotta, che magari viene fuori, a essere dei poeti potrebbero venire fuori delle cose bellissime, che si è trasformata in polvere attraverso la quale polvere la Terra passa e ci saranno stelle cadenti fantastiche. Guarda che già qui... E chi lo sa, non lo so, ma le stelle cadenti che si vedono ad agosto, tu forse non lo sai, sono perché la Terra passa dentro nella coda di una cometa. Nella coda di una cometa, anzi nella chioma, per essere più latinisti, nella chioma della cometa, che è passata da un tempo fa, ha lasciato quella roba lì, la Terra ci passa dentro e lo sciame è di fermo, ma la Terra va a 30 km al secondo, quindi le particelle Swiss arrivano dentro nell'atmosfera, sono robe grandi come un capocchio di spino, una frazione di grammo, bruciano in una frazione di secondo nell'atmosfera e sono le stelle cadenti. È bellissima, incidentalmente non so quanti di voi sanno che questo qui è una scoperta che ha fatto Giovanni Virginio Schiaparelli, un grandissimo astronomo italiano, verso quello dei canali di Marte. Quei canali di Marte qui mi sembra. No, Marte. Però ci sta anche. Non è sospeso, disperito. Sai, canale di Marte, ci facciamo un altro libro sui canali di Marte, un altro libro perché devo fare libro sui pianeti, più che sulle stelle. Certo. Allora, si potremmo. Pianeti. No, Gaberlo, mi permette, professore, mi permette di correggere astronomicamente, perché è vero, tu dici Univettino lo era fino a 15 anni fa, con i pianeti erano veri. Mo ne abbiamo 1000 nuovi intorno di pianeti. Guarda che questa qui è una roba che fa venire notevole. Anzi, ho piacere di dirlo perché perfettamente in tema, non solo stiamo trovando ogni giorno, e anche un orgoglio di dirlo come Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, lo dico con orgoglio, cioè con uno strumento italiano costruito dai nostri astronomi, stiamo trovando continuamente dei nuovi pianeti intorno alle stelle vicine, alla fine arriviamo a capire che tutte le stelle hanno normalmente pianeti. Aveva già detto Giordano Bruno, finito male per averlo detto, soprattutto che sono abitati da esseri viventi, per la Chiesa dell'epoca era un pochettino troppo azzardato, un po' tanto. Però invece adesso li troviamo e tra pochissimo bisognerà che tutti preparare a scrivere. No, beh, non un update di questo, ma una cosa nuova nella quale, perché tra 2 o 3 anni si troverà un pianeta con su un'evidenza da lontano di presenza di vita in qualche modo.